Sarò molto breve anche perché questa è documentazione che ora anche alla stampa sarà messa a disposizione. Abbiamo fatto delle cartelle, non so se già sono state distribuite ai presenti, eventualmente chi le vuole anche per mail le possiamo far avere. Io faccio soltanto una veloce introduzione sul lavoro che noi ci siamo permessi di fare con gli uffici ed è stata una delle prime questioni che abbiamo affrontato dalla data del mio insediamento, cioè quello di avere una programmazione senza pezzi di carta ma con interventi che possano essere realizzati al più presto e nel rispetto anche della quella che è la data fissata ormai in termini definitivi, che è il 31 dicembre 2021. Le nostre interlocuzioni sono state complessive e complesse, mi permetto di dire, perché smontare una gran parte di questo lavoro è stato un obiettivo abbastanza importante e di questo io voglio ringraziare gli uffici e i dirigenti della città metropolitana che mi hanno seguito da subito con una analisi dettagliata, lo voglio sottolineare, un'analisi che è stata anche concertata con il territorio, dove abbiamo a chiare lettere in varie riunioni anche subterritoriali, se non ricordo male Cappadonia, in vari luoghi, anche qui abbiamo affrontato le motivazioni di delle modifiche che abbiamo fatto, portando a nudo che cosa? Che non era più consentito la programmazione dei soli titoli. Questo ci ha portato a fare una revisione complessiva, ad ottenere tutta una serie di economie che le abbiamo indirizzate per interventi che erano muniti di una progettazione o definitiva o esecutiva e che comunque fosse compatibile in base al relativo cronoprogramma a quella che è l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 di dicembre del 2021. Tutto questo ha portato a una revisione anche nei rapporti con vari soggetti attuatori, cito per esempio il CAS, dove c'era tutta una programmazione che non era munita dai supporti progettuali, credo fossero 8 interventi, li abbiamo ridotti a 3, abbiamo previsto la realizzazione dello svincolo di Alterne, la realizzazione dello svincolo di Monforte, con le economie che deriveranno dal Masterplan e un potenziamento dello svincolo di Villa Franca in Rena, più in vari qualche intervento di messa in sicurezza di qualche tratto di autostrada. Abbiamo concentrato le risorse solo su questo perché rischiavamo comunque, in base anche alle errate previsioni che erano state fatte, voglio ricordare a me stesso che ci sono state opere che noi abbiamo visto cambiare con un importo di pari 3 o 4 volte, una volta mancava l'aggiornamento prezzo, una volta mancava l'IVA, finalmente poi siamo arrivati nel conto che c'è stata un'opera che da 18 milioni di previsione originaria è arrivata a 45 milioni di euro, per farvi capire di quale precisione stiamo parlando nel lavoro che era stato fatto in passato, comunque in passato, e guardiamo ovviamente al presente e al futuro. Tutta questa riprogrammazione che è stata, quindi, è stata discussa sul territorio, ho fatto un provvedimento prendendo la responsabilità, come è giusto che sia, della proposta di rimodulazione, è stata poi concertata in sede di agenzia con un dibattito, devo dire, continuo e certosino con l'ingegnere Armando Cappadonia, che ha dovuto proprio con gli uffici, cioè anche Siracusano, e con tutti, voglio ringraziare tutti, non voglio dimenticare nessuno per carità, che ha portato anche una dialettica per proprio motivare, modifica per modifica, quali erano gli elementi che giustificassero questa nostra proposta. Devo dire che di questo sono orgoglioso, che noi siamo riusciti a difendere ogni singolo intervento, cioè noi uomini di provincia, come si suol dire, rispetto all'agenzia con tutti i suoi ovviamente burocrati di alto profilo, per la serie che quando le procedure si rispettano, le motivazioni sono reali, non c'è provincialismo che tende, e di questo onestamente noi ne siamo orgogliosi. Questo ci ha consentito quindi di passare il vaglio, la separazione tecnica e di arrivare poi alla stesura dell'atto che era pronta da luglio scorso per la firma con il ministro, perché questa modifica comporta prima il vaglio tecnico,
poi c'è la firma con il ministro. Il ministro ad agosto è caduto, come si suol dire, e poi ci è subentrato l'altro, e devo dire che per quelli che sono i tempi ministeriali siamo riusciti in tempi celeri a firmare la settimana scorsa l'atto. Quindi è esecutivo dalla settimana scorsa, ora si parte. Come si parte? Noi già stabiliremo entro stasera un cronoprogramma di incontri, perché ognuno sarà, come si vuol dire, in libertà vigilata, soggetto attuatore, un no e basta. Ogni mese sarà fatto un monitoraggio politico-amministrativo dell'andamento della spesa, perché non ci possiamo consentire neanche di perdere un euro, anzi questa è una questione che io non voglio assolutamente pensare. Già la valutazione che abbiamo fatto ci consente di essere sereni sul mantenimento degli impegni, ma non solo, dobbiamo correre, perché dobbiamo mettere le mani avanti rispetto ai ribassi d'asta, in quanto noi prevediamo che tutta questa operazione possa portare quasi a 100 milioni di euro di ribassi d'asta. Di conseguenza già stiamo preparando i progetti da inserire, ed ecco la grande scommessa che abbiamo fatto col territorio. Quindi gli accordi di programma, abbiamo stipulato oltre 70 accordi di programma, credo, per le intercomunali, perché abbiamo fatto una priorità. Quali sono le priorità? Le strade e la messa in sicurezza del territorio. Qui abbiamo anche il dottore Croce, che devo ringraziare per la sua disponibilità anche in questa fase di variazione dei programmi, e soprattutto lo devo anche ringraziare per il supporto che ci sta dando, anche accettando il nostro appello, magari ogni tanto con le ferite, però sa che siamo in una ripartenza. Per questo lui, abbiamo un rapporto di stima che porta già a scusarsi in partenza su quelle che possono essere magari qualche frase con le ferite, perché poi partiamo alla sostanza. La sostanza è quella di fare le cose e basta. Come si arriva? Vi assicuro che ha poca importanza. Quando si parte da questa condizione, qualunque sfumatura è inutile, ripeto, non porta alcuna risentimento o alcuna questione che possa inficiare l'obiettivo finale. Quando si fanno le cose, siamo tutti assolti dei nostri peccati rispetto a quello che può essere anche errore di forma. Chi si primo io sono chi, quello che li fa, li ha fatti, li fa, e chissà quanto ne farà, però è importante che la mia coscienza si lava con le cose fatte. E questo è la migliore testimonianza che ognuno di noi, al di là del cuore, al di là dei caratteri, può lasciare sul territorio. Ecco, questo è il cuore di tutta la strategia, la possiamo proprio sintetizzare così. Abbiamo modificato questa strategia in relazione a un obiettivo principale: fare le cose più velocemente possibile, perché spesso ci vogliamo di una scadenza, ma guardate, qui c'è anche Carlotta Previ, che in questo ci ha fatto da spalle tante cose, e non so se ho imparato più io da lei o lei da me, non ha neanche importanza questo anno, ci stiamo sopportando e supportando a vicenda, spesso anche scontrandoci, attenzione, ma con quell'ombrello di fare le cose. E una cosa l'ho imparata però da lei, che non bisogna programmare e attuare in funzione di una scadenza già prefissata. È sbagliato, perché se tu riesci ad anticipare le scadenze già prefissate, qualcuno ti premierà. Perché? Perché il tema della spesa, guardate, coinvolge tutti i livelli di governo. Ci sono tante di quelle somme nei cassetti e i vari responsabili hanno i loro obiettivi collegati anche alla velocità di spesa, diciamo chiaramente, che richiede non soggetti che rispettano le scadenze, soggetti che hanno la capacità di anticipare le scadenze. E in questo è arrivata la novità, la possiamo ormai anche dire definitivamente, 3 milioni per quanto riguarda gli asili nido per il comune di Messina sono frutto di un'attenzione che ha posto l'agenzia nei nostri confronti su come ci stavamo muovendo e per come abbiamo superato il famoso esame di Vaglio sulle motivazioni della modifica che abbiamo proposto. Quindi pensate, in corso d'opera, essere già premiati con soldi. Quindi lo dico e concludo: la logica deve essere quella. Non consentirò assolutamente che una cosa che si può fare ora si rinvia domani, perché magari c'è la scusa che tanto la scadenza è lunga. No, perché tanti colleghi che in questo momento stanno investendo risorse
con il nostro supporto, con gli accordi di programma, parlo dei colleghi sindaci, stanno spendendo risorse realizzando progetti cantierabili nell'attesa di avere la possibilità di utilizzare il bastasi. Quindi per noi, da un punto di vista non politico ma etico, è fondamentale che queste risorse le mettiamo al più presto a disposizione nuovamente del territorio, in modo tale che i colleghi che hanno fatto queste scommesse, sono stati veloci, quindi hanno colto l'essenza del nostro messaggio, possano essere a sua volta premiati con le loro comunità. Questo è anche l'obiettivo che noi abbiamo. Io ho concluso velocemente, ci sono anche qui a questo tavolo gli autori di questo risultato. Non è un risultato unico, lo voglio sottolineare, io l'ho pretenso da un punto di vista politico, però poi da quello che è la pretesa della politica ovviamente c'è tutto un passaggio che riguarda la compatibilità delle pretese e quindi l'intelligenza del politico di capire ovviamente ciò che chiede, se è attuabile o non è attuabile, se no si passa per il contrario. E questo per me è fondamentale, perché quello che ho chiesto oggi è asseverato che era fattibile, perché l'abbiamo ottenuto sotto tutti i punti di vista. Quindi significa che la mia pretesa non era una pretesa che stupida, la classica degli asini volanti. E quindi oggi per me è anche una grande soddisfazione, in quanto dalla pretesa, con l'aiuto di tutti, si è passati quindi dalla traduzione in proposte, e ovviamente qui ora dalle proposte si passerà con la nostra metodologia alle azioni. Ho concluso, vi dico grazie a Gio, vediamo anche tutti quanti di dare un messaggio di riscatto del nostro territorio. Grazie.